Buongiorno amici, barba sempre più lunga, così capite anche che i video non sono girati tutti nella stessa giornata, ma non excursus. Continuiamo con queste pillole dedicate ai capitoli del mio nuovo libro, Car Fishing, Ambienti e Strategie. Andiamo avanti, stiamo per arrivare agli ambienti, ma abbiamo ancora qualche chicca da affrontare e oggi infatti parliamo di uno strumento che può essere tanto fondamentale quanto inutile. Parliamo dell'ecoscandaglio. Allora, non entro nel tecnico dell'ecoscandaglio perché ho già fatto un video specifico, sempre una pillola video, che quindi la trovate a ritroso, ma me la metto anche in link nei commenti a questo video. E quindi non andrò a ritrattare quelle tematiche, ma mi limiterò a evidenziare lo scopo dello strumento quando è indispensabile e quando non lo è affatto. Anche perché parliamo di un aggeggino che ha un budget significativo e quindi tutto sommato, se peschiamo in determinate maniere, può essere veramente una cifra sostanziosa che ci possiamo permettere di risparmiare. Mentre invece, se siamo dei cacciatori specializzati, barca, ecoscandaglio in determinati ambienti diventano purtroppo quasi indispensabili. Dico quasi perché di indispensabile in realtà non c'è nulla, però diciamo che riceviamo un grande aiuto da alcuni strumenti elettronici. Ecoscandaglio, io l'ho sempre avuto. Fin dall'inizio, spendendo un sacco di soldi e evolvendo lo strumento nel tempo, ho avuto credo quattro ecoscandagli, partendo da quelli primordiali di fine anni 90, metà anni 90 e fine anni 90, fino ad arrivare a quelli che potremmo definire di nuova generazione in termini di pixel, ma non così moderno come quelli attuali che hanno anche posizionamento GPS, possiamo mettere i marker direttamente sull'ecoscandaglio e via discorrendo. In linea di massima vi posso dire che l'evoluzione dello strumento è andata troppo in là per quelle che sono le necessità del carpista. Ma perché questo? Perché nessun ecoscandaglio nasce per la pesca car fishing. E diciamo che sostanzialmente sono strumenti quasi tutti tarati per la pesca in mare, dove insomma su una barca da pesca in mare non si bada certo ai 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euro di spesa del sonar quando ne costa 50-60 mila solo la barca. Okay? E quindi la tecnologia spinge in quella direzione, dandoci degli strumenti che abbiano profondità di picco sempre maggiori, definizione sempre maggiore e possibilità di evidenziare i dettagli e pulire gli errori dallo schermo. Anche quando andiamo a misurare 20, 30, 40, 50, 60, 100 metri di profondità d'acqua. Ora capite che se uno strumento nasce per queste unità di misura, quando io lo uso in 2 metri e mezzo d'acqua, sono fuori portata per lo strumento. Questo cosa significa? Che l'errore aumenta in maniera esponenziale, pur avendo uno strumento sofisticatissimo. Per questo motivo, tante volte è meglio non avere lo strumento più sofisticato in senso assoluto, ma averne uno semplice che si possa regolare anche in totale manualità per poter gestire, diciamo, le profondità fino ai 5 metri, perché il problema è fino ai 5 metri. Oltre i 5 metri, tutti gli ecoscandagli riescono a essere settati con una buona elettronica di fondo, con un buon, diciamo, lasciandogli correggere da soli gli errori. Questo perché? Perché il segnale all'interno dei 5 metri è troppo potente e il cono, cioè la porzione di fondale che io vado a esplorare, è troppo piccola. Okay? Quindi dovrei avere perlomeno un trasduttore ad angolo molto aperto o la possibilità di avere un trasduttore con angolo sia aperto che chiuso, insomma la possibilità di switchare in funzione della profondità. Per questo motivo mi sento di dirvi che lo strumento è inutile. Per chi pesca nelle cavette, nei canali, ma anche in fiume, cioè in quegli ambienti dove le profondità sono
sono tali che, insomma, con la barca, semplicemente usando un filo e un piombo o una piccola ancoretta, facendo strusciare sul fondo, riesco a capire che consistenza ha il fondo. Insomma, se sto sondando 2 metri, è un attimo spostarsi, pucciare il mio piombo sonda e capire di cosa si tratta, così come un attimo lanciarlo 5-6 metri più a valle e farlo strusciare sul fondo e sentire se ci sono asperità, sassi e quant'altro. È molto semplice, non richiede una manualità minima, fra l'altro. Così come in fiume, mi è perfettamente inutile l'ecoscandaglio, a meno che non vada alla ricerca del pesce. Quindi se io pesco, non so, tutti i miei amici sul Po hanno dei signori ecoscandagli perché, per esempio, i siluri li pescano sull'arco, cioè se non li individuano non si fermano neanche a pescare, come concetto. Ma è un altro scopo. Se parliamo di carp fishing, cosa volete? Il fiume si legge guardando le sue correnti, non è che ci voglia chissà che. Certo, dove batte forte la corrente su una sponda potrebbe esserci un albero sotto che è caduto molti anni prima, ma voglio dire, canna e plumbing, oppure filo e piombo, e insomma trovare macro ostacoli è veramente imbarazzante in termini di semplicità. Se inizio invece a pescare nelle cave più grosse, con profondità interessanti, 15, 20, 30 metri, dove i pesci potrebbero essere, grazie all'ossigenazione, ne parleremo nel capitolo dedicato alle cave, grazie all'ossigenazione, anche a 20, 22, 24 metri di profondità, è logico che l'individuazione dell'arco, trovare in che cambi di profondità sosta il pesce, ci mette nella condizione di calare l'esca in prossimità delle bocche, che è sempre la soluzione ideale se peschiamo in caccia. Se invece peschiamo, abbiamo avuto modo già di parlarne, no? Di rimpetto agli ambienti di alimentazione, insomma, ci sono degli ambienti che abbiamo capito possono essere individuati anche solo guardando le batimetriche del lago che si trovano online o nelle cartine, così come valutando l'aspetto della sponda della vegetazione. Ecco che lì tutto sommato non ci serve l'ecoscandaglio, anche per calare in mezzo alla vegetazione. Non è così detto che l'ecoscandaglio sia lo strumento giusto, perché a volte i buchi fra le alghe sono veramente molto piccoli e paga ancora di più il solito plumbing, cioè il sondare il territorio, oppure calare senza imbarazzo una bombetta fisicamente grossa che penetra la vegetazione e che comunque mi rilascia il terminale in un'area di piccola pasturazione abbastanza sgombra e libera. Non posso calare fra la vegetazione un piombo con il terminale svolazzante perché mi si aggrappa alle alghe se ci sono nella fase di discesa verso il fondo. Il grande lago, l'esplorazione del grande lago, richiede l'ecoscandaglio. Vedremo che ci sono pochi momenti dell'anno dove posso pensare di trovare le carpe solo a intuizione in un grande lago. Di conseguenza, per tutto il resto dell'anno, soprattutto nella pesca invernale, dove è fondamentale identificare dove stazionano i grossi esemplari e come li identifico, grazie all'arco di pesce, grazie all'uso minuzioso dell'ecoscandaglio, ecco che lì avere un natante che sia stabile, sicuro, dotato di tutte le dotazioni obbligatorie di sicurezza e di un buon strumento come un ecoscandaglio, e anche lì in quel caso col suo GPS integrato che mi vada a memorizzare anche le rotte in modo che devo calare una canna di notte, seguo una rotta, diventa tutto molto più semplice. Ecco che diventa uno strumento che si ripaga del grosso costo iniziale. Ok? Poi vi dicevo, bisogna saperlo usare. Tutti accendono e si basano sul settaggio, quello automatico, o eventualmente fanno piccole correzioni, ma non funziona così. Nella maggior parte dei casi va usato il manuale, togliendo il più possibile del filtro elettronico, perché quello è fatto per determinati obiettivi più vicini a chi pesca spinning che non al carpista. E quindi nel video che ho già rilasciato, pillolina, già parlo un po' dell'ecoscandaglio e di come settarlo, ma la cosa che realmente vi consiglio è di fare amicizia con uno che pesca spinning dalla barca e chiedergli di uscire anche solo per guardare come setta e utilizza l'ecoscandaglio, perché imparare da uno che lo sa usare è certamente
la strada più semplice e percorribile. E da questo punto di vista i club di pesca vengono in aiuto perché posso conoscere il personaggio più indicato.